del voto al partito dalla scheda della preferenza. In questa scheda noi permettiamo al cittadino di esprimere una preferenza a un candidato anche diverso dalla forza politica votata. Ciò significa che si può essere un candidato, ad esempio, che porta una clientela, che porta una collusione con la mafia, che prende moltissimi voti, moltissime preferenze, ma un partito votato sull'altra scheda che prende pochi voti, tante preferenze che non si trasformano in un seggio in Parlamento. Ciò significa eliminazione, limitazione forte del voto di scambio, che secondo noi è un effetto veramente importante che non è mai capitato. Questo sistema elettorale che cos'è che porta poi? Ad una vicinanza eletto-elettore. Noi la otteniamo facendo 42 circoscrizioni intermedie, medio-piccole, una media di 15 seggi, dove l'elettore conosce quindi il proprio candidato e il voto rimane all'interno della circoscrizione e si trasforma in un seggio per i candidati solo presenti nella circoscrizione votata. Quindi vicinanza eletto-elettore. L'eletto deve rispondere alle istanze dell'elettore, altrimenti non verrà più eletto in una successiva tornata. Non ci siamo ovviamente dimenticati di un altro punto cardine, che è la governabilità. Noi abbiamo pensato questo sistema al fine proprio di favorire che ci sia una forza politica che la sera stessa delle elezioni abbia un consenso sufficiente per governare da sola. L'abbiamo fatto con circoscrizioni piccole, medio piccole, un divisore corretto molto, molto selettivo e una soglia di sbarramento molto alta, piuttosto alta, superiore anche al 5% all'interno della circoscrizione, che comporta una cosa semplicissima, la limitazione enorme di un problema grossissimo che abbiamo noi, che porta ingovernabilità, è la frammentazione partitica. Nel nostro sistema i partiti piccoli possono prendere seggi esclusivamente nelle circoscrizioni grandi, quelle piccole ovviamente con uno sbarramento molto alto non li prendono e quindi si devono fondere. Ciò significa che dopo le elezioni ci sarà una rosa di partiti molto molto più limitata, e che porta che cosa? Ad una governabilità sana, una governabilità stabile. Perché questo? In assenza delle prime maggioranza non ci sono coalizioni, quindi anche un partito forte non è costretto, come con i sistemi con premio e maggioranza, a chiamare insieme in coalizione molti altri partiti per un solo fine, che è il premio e maggioranza e quindi la spartizione delle poltrone. Corre da solo il partito nel nostro sistema, al suo progetto politico, al suo progetto elettorale, e con quello si presenta all'elettorato e può anche vincere da solo. Io termino con un esempio semplicissimo: con i sistemi con premio di maggioranza li possiamo intendere come la maggioranza è come un amministratore di un condominio molto litigioso, con il nostro sistema invece è come fosse il padrone di un condominio in cui si sceglie gli inquilini. Ciò significa governabilità stabile e duratura. Grazie all'attenzione. Teniamo solo a dire, prima di ascoltare ovviamente voi, che questo non è una proposta che portiamo a scatola chiusa, crediamo che abbia molti valori perché viene da una consultazione con i cittadini, e vorremmo sentire prima di tutto voi che cosa ne pensate, quali possono essere le varie osservazioni, nell'obiettivo principale, che è quello assolutamente di darci sicuramente dei tempi. Noi non abbiamo intenzione di andare avanti all'infinito, anzi, siccome pensiamo che questa sia una proposta di legge molto valida e possa portare nel concetto di legge elettorale molti valori dei cittadini, pensiamo che si debba fare anche in poco tempo. Che sia lasciato a memoria nei rapporti tra di noi, questo è stato l'obiettivo che noi ci siamo dati fin dal primo giorno del mandato della nuova segreteria. La segreteria è stata eletta l'8 dicembre, il 14 dicembre da Milano, ma forse dal 15, il 15 dicembre a Milano noi abbiamo lanciato una proposta. L'abbiamo lanciata con l'hashtag Sorpresina, in particolar modo riferito al Movimento 5 Stelle. La reazione di allora fu un altro hashtag che non vi dico per correttezza di orario, in cui non si possono dire le reazioni. Il nome di quell'hashtag lì, con cui Beppe Grillo liquidò la nostra proposta, se oggi, dopo sei mesi, avendo perso sei mesi, siamo in condizione di confrontarci, noi siamo molto felici. Tu hai sottolineato la necessità di evitare il voto di scambio, che è un argomento che ci sta molto a cuore. Noi siamo impegnati a trovare risposte a questi tre paletti, chiarendo da subito che rispetto al rischio, che ricordava il vicepresidente Di Maio, della tornare al punto di partenza perché la Corte Costituzionale potrebbe giudicare incostituzionale, c'è un emendamento, in questo caso riguarda il passaggio delle riforme costituzionali, non so se ne parleremo oggi, non è oggetto della lettera, se volete siamo disponibili a parlarne, ma deciderete voi, decideremo insieme insomma, che è firmato da un deputato, primo firmatario Roberto Giorgis, se non vado errato, un deputato del PD, che dice che la legge elettorale potrebbe essere, proprio per evitare problemi,
oggetto di un controllo di costituzionalità preventiva da parte della Corte Costituzionale. Questo risolve il problema, nel senso che ciascuno di noi ha le sue idee sulla costituzionalità o meno della legge. Se c'è un organismo, quale la Corte Costituzionale, che ce lo dice subito, il problema è risolto. Nel merito, ora, ciascuno di noi ha le sue leggi elettorali, per cui se ci mettiamo noi quattro, noi del PD, abbiamo quattro leggi elettorali diverse. Probabilmente Speranza sarebbe un proporzionalista puro, beh no, forse noi tre saremmo più maggioritari. Ognuno di noi ha le sue valutazioni. A Serracchiani gli piace quello delle regioni, a me quello dei sindaci, ognuno ha le sue idee. È chiaro che dobbiamo fare uno sforzo per capire se le proposte vanno bene. Il punto della Toninelli bis, cioè dell'iniziativa del 6 maggio 2014, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi e Nuti, che voi avete scritto una lettera del Democratellum, è secondo noi molto interessante per tanti aspetti, ma è gravemente deficitaria sotto il profilo della governabilità. E provo a vedere se le considerazioni che faccio sono sbagliate, magari mi correggete se sto dicendo cose che non sono esatte. Mi spiego. Noi pensiamo che la sera delle elezioni si debba sapere chi ha vinto ed eventualmente siamo pronti a introdurre il ballottaggio, cioè un secondo turno, che a quel punto dà garanzie totali, perché se tu non hai ottenuto il quorum al primo turno, c'hai comunque la possibilità del ballottaggio. Il sistema